qui invece vediamo che sono stati rotti i vetri delle finestre che dovrebbero essere quelle relative ai bagni interni. Ecco, come vediamo, anche qui è facilissimo, se uno vuole, entrare e introdursi all'interno di questa struttura. Quindi diciamo una struttura che, oltre ad aver avuto problemi fino adesso di utilizzo, dovrebbe da adesso diventare anche facilmente violabile da chiunque voglia introdursi all'interno e quindi fare anche dei danni. Ecco qua come avevamo previsto, anzi come c'era stato segnalato, ecco qua il terzo squarcio e la terza possibilità di entrare nella struttura. Ecco qui, quindi la segnalazione era vera, noi l'abbiamo documentata e così la mettiamo all'attenzione di tutti i cittadini, ma soprattutto delle autorità competenti, che dovranno in fretta provvedere a a tappare, diciamo, questi buchi e la possibilità di entrare per chiunque voglia dentro il paratende.